Allora, è finita 4-4 tra RC Carannante e Pizzeria L'Isolotto in compagnia di due colossi ex Napoli. Oggi Gennaro Iezzo in veste di attaccante puntero. Come è andata questa partita? No, dai, l'importante è divertirsi, ci siamo divertiti, è stata una partita equilibrata, però come detto prima, questa è l'occasione per trovare tanti amici che non li vede da tanto e con una sudata si fanno due risate. Poi ti ricordo che tu sei di casa al TAM, due anni fa ti abbiamo dato il premio Tritone qui a Monte di Procida, quindi insomma sei un ritorno per te. Senti, come ti sei visto in campo da attaccante? No, diciamo che oggi non c'è allenamento, si fa un po' fatica, però quando giochi insieme a giocatori del genere ti diverti, riesci anche, se hai fatto il portiere riesci anche a fare qualche passaggio. Senti, che ne pensi di questo TAM, di questo torneo amatoriale montese, come l'hai visto, nonostante solo una partita per te? No, è bello, sono partite equilibrate, come ho detto prima, questa è l'occasione per divertirsi mai senza mai andare oltre. Fa piacere quando fai i tornei e alla fine una stretta di mano e tutti quanti magari a mangiare una pizza insieme. Resta un attimo ancora con noi, andiamo da Gianni Scarlato. Qualche occasione di troppo te la sei mangiata davanti alla porta, l'ha detto anche gli avversari. Però questa partita ancora una volta da difensore. Sì, vabbè, qualche occasione mancata, però come ha detto Gennaro l'importante è divertirsi, muoversi un po' e ritrovare vecchi amici. L'importante è che ci sia sempre il massimo del rispetto anche in queste occasioni qua. Oh ragazzi, voi siete napoletani, qui siamo nel cuore dei Campi Flegrei, Monte di Procida, Bacoli, che ve ne pare di questa zona? Io ve lo devo chiedere. Ma io sono sempre stato ammirato da questa zona, sono anni che la frequento, quindi che dire, non la scopro io e magari ci fossero tanti turisti che vengono a trovare questi posti qua. Ragazzi, è d'obbligo una domanda sul Napoli dopo le dichiarazioni di Gargano in settimane che hanno fatto un po' scalpore. Gennaro, tu sei stato in spogliatoio con Walter, qual è il tuo parere in merito, perché il popolo napoletano è un po' scosso, diciamo così, da quello che è stato detto? No, dispiace, perché Walter è stato sempre un professionista serio, un ragazzo che si è sempre impegnato per la maglia, l'ha sempre sudata, sotto questo punto di vista non si può dire nulla. Credo che in tutti i posti dove vai c'è gente che magari ti può stare simpatica e gente che non ti è simpatica, però non si può fare di tutto erba un fascio, perché io credo che il popolo napoletano è un popolo che sta vicino alla squadra, vicino ai calciatori, forse perché amano troppo la maglia e troppo i loro beniamini, e questo può sembrare un po' oppressivo per la gente di fuori, però io credo che quando vai a giocare magari a Torino, a Bergamo, la gente non ti guarda per strada, non sa neanche chi sei. Credo che è meglio avere tanti tifosi che ti stanno vicino e ti vogliono bene. Gennaro, tu cosa ne pensi? Ma sono d'accordo, diciamo che lui ha confuso un po' la passione del napoletano come la mancanza di rispetto o il per piacere per favore. Io credo che lui sia stato onorato nell'indossare questa maglia, una maglia che conoscono in tutto il mondo, quindi io credo le sue parole siano state così un po' un sassolino nella scarpa nei confronti di qualcuno, però secondo me li ho trovata molto fuori luogo. Ragazzi, ultimissima battuta, il Napoli quest'anno secondo posto, manca una gara ancora con il Frosinone da disputare in casa, e più un secondo posto guadagnato c'è il rammarico magari, perché addirittura si poteva sperare in qualcosa di più, Gennaro? Io credo che quella che ha fatto la differenza è la Juventus, che ha vinto tantissime partite, ha fatto un filotto incredibile, che credo, non lo so se capiterà mai più una cosa del genere. Il Napoli ha fatto un grandissimo campionato, c'è rammarico perché era campione d'inverno e l'80% delle squadre che sono campioni d'inverno alla fine riescono sempre a portare a casa il titolo, però che si può dire a sto Napoli, squadra che gioca il miglior calcio. Ha perso l'occasione in qualche partita che magari ti potevi giocare lo scudetto fino alle ultime partite, però c'è da fare un plauso a tutti quanti. Gennaro, cercano un difensore per l'anno prossimo, magari. Che pezzerino. No, ho smesso da un po' di anni, mi hanno avuto all'epoca e quindi va bene così, lasciamo spazio ai giovani che è meglio. Va bene, in bocca al lupo ragazzi, speriamo di rivedervi di nuovo qui al TAM a Monte di Procida a Bacoli. Ciao!